Io sono qui oggi a rispondere alle sue domande per così dare ai cittadini che possono aver visto questi video su YouTube una spiegazione obiettiva, vista la mia carica, io sono il Presidente del Consiglio Comunale di Potenza Picena, una spiegazione al di sopra delle parti, quanto è possibile, di quello che è successo in occasione del Consiglio Comunale aperto sul biogas, che si è tenuto in data 24? 24. Vado, se non vado andato il 24, dovrebbe essere. In data 24 novembre, cos'era? ottobre. Ottobre. In data 24 ottobre. Posso chiudere la porta, scusi? Sì, prego. Nella sede dell'oratorio di Porto Potenza. Allora, quello che è successo, poi quello che lei ha fatto rilevare, poi lo dirà lei e io gli risponderò punto per punto. Quello che io tengo a precisare adesso è che il Consiglio Comunale è un'istituzione, non è un'assemblea pubblica in cui chiunque può intervenire, è un'istituzione. Ed è regolamentata per legge, non è che si improvvisa, ci c'è un regolamento preciso che è stato, cioè ci sono le leggi nazionali che sono adattate ad ogni circostanza da un regolamento interno che viene votato dal Consiglio Comunale. Noi abbiamo il nostro regolamento che avevamo a suo tempo approvato. Altre norme sono contenute nello statuto del Comune. Quindi tutta questa normativa, che per la verità è piuttosto complessa, regolamenta questa istituzione. Istituzione significa che il Consiglio Comunale è come qualsiasi altra istituzione, potrebbe essere la scuola, l'ospedale o, che so io, il Parlamento, d'accordo, o la Regione o la Provincia. Beh, allora, ciò detto, ciò premesso, bisogna capire che l'ordine del giorno, per esempio, viene stabilito secondo dei criteri precisi. Cioè, non è che l'ordine del giorno viene stabilito mettendo un punto prima dell'altro a seconda dell'importanza o dell'interesse che questo punto possa suscitare. L'ordine del giorno viene stabilito in base a una normativa di riferimento precisa. La data viene stabilita generalmente dal sottoscritto, che però non è che la stabilisce così. Senza criteri. Sottoscritto dal momento in cui il sindaco di norma o la 4/5 dei consiglieri di qualsiasi gruppo chiedono la convocazione, il sottoscritto ha 20 giorni di tempo, a meno che non si tratti di questioni urgenti, per cui il Consiglio Comunale può essere convocato anche d'amblè, urgentemente. Quindi la norma è che dal momento in cui viene richiesto io ho 20 giorni di tempo per convocare, decido la data, convoco e decido l'ordine del giorno secondo criteri prestabiliti, no? A meno che non c'è motivo di doverli cambiare, che io ritengo di doverli cambiare, ma devo giustificare la scelta. Quindi non è che il Consiglio Comunale funziona così a caso, c'è una normativa precisa, questo è il concetto di fondo. La seconda cosa che volevo dire è che c'è una differenza tra il Consiglio Comunale e la Giunta, che sono due strutture, due istituzioni differenti. Cioè, quando ci sono le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, viene nominato il vincitore, che è il sindaco, che è il capolista in genere di una lista che lo sostiene, di una o più liste che lo sostengono. Il sindaco forma poi la giunta e quello rappresenta l'organo esecutivo. I consiglieri comunali che vengono nominati sempre contemporaneamente, praticamente subito dopo le elezioni, partecipano alle sedute del Consiglio Comunale in quota proporzionale in base ai voti ricevuti, cioè una certa quota, che è la maggioranza, cioè la maggior parte va alla maggioranza, un'altra quota va all'opposizione. La maggioranza generalmente detiene il numero sufficiente per poter decidere da solo. Questa è la legge che regolamenta la formazione del Consiglio Comunale. L'opposizione ha meno rappresentanti. Nel nostro Consiglio Comunale siamo 11 contro 7, tanto per fare, si dico siamo perché io sono comunque un consigliere comunale di maggioranza.
Dopodiché, in occasione, se non della prima, della seconda, non credo proprio della prima seduta, l'intero Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, nomina un consigliere, quindi uno che è già stato eletto, votato dai cittadini, viene votato, viene proposto generalmente dalla maggioranza, perché la maggioranza è quella che ha più voti, viene proposto e, per essere presidente, cioè per fare le funzioni che adesso spiegherò. Io sono stato eletto su proposta della maggioranza con i voti anche di parte, i voti favorevoli di parte dell'opposizione e con l'astensione dell'altra parte, quindi senza voti contrari. Bene. Dopodiché, questo subito dopo le elezioni che sono avvenute nel 2009. Dopodiché volevo precisare l'ultimo punto, che era, cosa avevo detto? Questo è il filo. L'ultimo punto era relativo alla, diceva quando era stato eletto. Era relativo al, sì, quando è stato eletto, fin qui abbiamo concluso questo, sì. Questo è il percorso istituzionale, sì. Bene? Quelle che sono le mie funzioni, cioè cosa io devo fare. Allora, il compito del Presidente del Consiglio è quello di tutelare maggioranza e opposizione, cioè tutti i consiglieri, e fare in modo che la discussione avvenga in maniera democratica e che tutti possano esprimere la loro opinione senza essere né vessati, né oppressi, né malmenati, né tantomeno insultati. Va bene? Che il consigliere comunale comunque è un pubblico ufficiale, così come lo è anche il segretario comunale, qui lo sostituisce in quel momento. Il segretario comunale sta lì per verbalizzare oppure per dare dei pareri legali se sono richiesti, perché il segretario comunale è un avvocato. Il sindaco ha invece la funzione di governare la giunta. Quindi il governo è attribuito al sindaco con i suoi collaboratori che sono gli assessori che insieme formano la giunta, sì, che governano e prendono le decisioni, diciamo, quotidiane, no? So, il sindaco fa l'ordinanza perché c'è un problema di ordine pubblico, quindi decide che, non so, le farmacie stanno chiuse, faccio per dire, ecco. O che le scuole si chiudono perché c'è la neve, sì, no? In più queste decisioni qui sono in genere decisioni della giunta, anche perché devono essere prese velocemente, non c'è tempo di convocare il consiglio comunale quando nevica per chiudere le scuole, non so se mi sono spiegato. Viceversa, quando si tratta di argomenti più importanti che comunque lasciano il tempo per, e comunque anche questi sono, questi qui sono normati per legge, vanno iscritti e discussi nel consiglio comunale, dove la maggioranza propone e l'opposizione ha il dovere di controllare. La funzione di controllo è la funzione principale del Consiglio Comunale, che viene esercitata attraverso le interrogazioni, si chiamano, cioè il consigliere comunale ha il diritto di chiedere alla giunta perché succede questo, no, perché ha nevicato, no, perché ha nevicato non è una cosa, però è tanto per far capire. E quella si chiama interrogazione. E serve per controllare, per sapere, per essere informati su quello che succede. La mozione e l'ordine del giorno sono degli atti di indirizzo, cioè servono per dire d'ora in poi bisognerebbe fare così. Non so, riteniamo che ci sia poca democrazia, vorremmo più democrazia, faccio per dire, più partecipazione. Allora, questa cosa qui è un auspicio. E l'auspicio si esercita con uno strumento apposito che si chiama ordine del giorno. Va bene? Tutti questi strumenti sono le cose che possono essere discusse in Consiglio Comunale. In più vengono normalmente discusse anche le deliberazioni di giunta. Quindi se la giunta delibera una variazione, non so, del piano regolatore, quella per esempio va messa prima per legge. Prima bisogna discutere quello, poi eventualmente le interrogazioni, poi gli ordini del giorno e le mozioni. Questo è quello che dicevo prima, e c'è una scaletta predefinita che io non posso cambiare se non ci sono, cause di forza maggiore che devono essere discusse insieme
almeno con i capigruppo, e con il sindaco naturalmente, e poi eventualmente si può modificare l'ordine del giorno, capisce? Sì. Ecco, questo è il funzionamento in generale del, così spero di dare un contributo alla partecipazione in questo modo, spiegando ai cittadini come funziona il Consiglio Comunale. Infatti per questo che la ringrazio.